Buongiorno, coccodrilli, buongiorno, un cazzo, stamattina sono in super ritardo, quindi non ho potuto fare tutta la trafila e mi merito insulti da voi, mandatemi 300.000 dormivo perché non mi sono svegliato, me lo merito. Anche quando le cose vanno così bisogna farsi vedere e metterci la faccia, non vi vergognate mai, sono in ritardo raga, non mi ha suonato la sveglia, quindi un bel dormimo generale me lo merito, la mia squadra deve punirmi, ok? Corno, strepitosa questa giornata. Sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi le simpatie e l'interesse delle persone che incontrerete. Si annuncia splendida l'intesa con la persona amata. In serata organizzate qualcosa di speciale. Acquario, non permettete. Ma che cazzo devo organizzare speciale che non ci si può muove? Mi dici che cazzo devo organizzare speciale, porco cane? Non c'ho la ragazza. Non, partner non c'è. Che cazzo devo organizzare? Siamo tutti chiusi. Che devo organizzare? Io guarda, proprio so oroscopati il cervello, ma come cazzo è possibile? Ma mi piepe il culo, vabbè, scusate lo sfogo, ma detto che so attraente, bello qua e là, non c'ho la frega, non c'ho un cavolo, ti piace anche l'oroscopo, capito? Perché non è contento, ti prendono anche in giro, non sono contenti, capito? Ti dicono che sei bella, attraente, tanto per sta a casa voglio tu essere attraente, bah, so oroscopati totali. Il sacro martello. Ma guarda che stronzo! Ma perché? Ma che è questo? Che le mani tutte stregolate? Ma erano più belline! Acqua di sciacquo di coglione! No! Ma perché? Ma perché sì, te daccio un po' di coglione! Ma perché? Ce lo sta vicino da me! Ma perché? Perché è meglio che non. Ma dove andà? A fanculo! Billy. Inoltre vi ricordo, questi sono gli ultimi giorni disponibili per acquistare il mio merchandising www.carlettolife.com. Poi toglierò tutto per un po'. Quindi eccole qua le felpe, la tazza. Fate swipe up, andate a scoprire tutti gli altri prodotti, anche questa splendida canottiera. C'è anche la maglia sta pieno, perché sta pieno è importante. Quindi fate swipe, chi acquista per questi ultimi giorni riceverà un saluto speciale da me e nonno Faustino. Quindi fate swipe up e niente. E coccodrillizzatevi anche voi. Swipe, 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 swipe. Eccole. Oh, basta che levi sta tavoletta, Che andiamo a fa? Che andiamo a fa? Che andiamo a fa? La prima spia la macchina, no? Oh, sei contento? La master service, ecco i ragazzi, eccoli qua, guardate che lavoro. I cerchi erano tritati prima, adesso invece sono ritornati al top. O no, van bene? Van bene. Sono tondi o quadrati? Oh, grandissimi, guardate che belli anche di qua. Guarda che staff. Vai, eccolo lo staff che anche stai preparando. Un regalino per la nonna. Nonna chi? Maria. Ecco, guarda come ha impacchettato. Che ci sarà dentro? Non è mai il regalino. Fammi un regalino anche da me. Un regalino. Com'è o no? E se vede che non è caricato nessuna scrofa. Perché? Che il sedile ancora sta come l'ho lasciato io. Come sta? Sta bene dritto quella spalliera. Di solito tutta giù. E perché? Perché le scrofe. Ma sta zitto, mandi le stupidaggini che dopo la gente ci crede. Mamma mia, che plafoniera che ho fatto! Ma io sono sti pezzi calmi, mamma mia, bello! Tu ci capisci le trading? De qui? Le trading. I preti? Nemmeno io ci capisco. Ma Leone Trading ha la soluzione per voi. Vi lascio lo screen con i coccodrilli che si sono affidati a loro. Andate a vedere e fate le domande. Nonno Faustino ci spiegherà la differenza tra il bilico e la macchina del rimorchio. E qual è la differenza? Qual è la differenza? È il bilico è tutto in pezzo. E macchina del rimorchio è due pezzi. C'è la motrice. Tipo il costume intero e il costume a due pezzi per una donna? Dicono che il bilico è più comodo per metterlo sotto carica. Macchina del rimorchio tocca saperci fa, se no rimorchio non ci si butta dietro. È vero o no, cocco? È vero? No, è vero, è così. Ma tu preferisci il bilico o macchina e rimorchio? Io la macchina e rimorchio. Ma
L'ho guidato e ancora guideria. È vero? Eh no, è vero, è così. Ma tu preferisci il bilico o macchina e rimorchio? Io la macchina e rimorchio. Ma? L'ho guidato e ancora guideria. Coccodrilli, guardate cosa mi sono arrivati. Direte, che c'è sta dentro sto tubo? Cosa c'è? Cosa c'è? Andiamo a scoprirlo insieme perché è un regalo per me e nonna Maria. Vi taggo la pagina. Guarda che ci hanno regalato, nonna Maria. Guarda. Guarda cosa c'è dentro. Primo grembiule. Bello, bello rosso, bello, bello grande. E uno anche per me. E adesso, siamo pronti per cucinare. Io intanto vi taggo la pagina dove potete trovare tutte queste splendide cose. Forza coccodrilli, Dai, cuciniamo però, Alla nostra cuoca dorata, nonna Maria, con effetto... Un affetto. Un affetto fammi. DV Family. Allora, grazie Maria. Ti piace? Guarda che bel piatto. Bello, grazie. Salutali. Ciao Mariano, ciao Ellie, ciao. Anche i bambini, bellissimi, ciao. Questo pacco... Facciamo l'unboxing, vai! Non l'hai avviato coltello! Perché? Perché no, lo smarre tutto! Ma che te smarre? Abbia un altro coltello! Questo è quello! Pionde quella sighetta! È quello dell'unboxing! Uguale, no, sto fa con quello! Ma abbia un altro coltello! Perché vuol via quello? Dai, perché lo smarre tutto! Ma dai! Ma c'è registrato! Ma possibile che più cresce e meno capisce? È l'unboxing! Quando è che capisci? Ma famo l'unboxing! Ma questa bozza! La bozza andrà al gambo! Dai, famo! Famo l'unboxing! Oh, ma questo è scemo! Incredibile! Un prosciutto spagnolo! Guardate che lavoro, che bello! Ti piace il prosciutto spagnolo? E non ne so, lo mangio mai! Perché? Perché non ce l'ho avuto mai! È buonissimo! Ce l'ha mandato un ragazzo che vuole rimanere anonimo, che... ora è a Dubai, quindi lo ringrazio tantissimo e niente, ringrazio, no? Grazie, tanto grazie. Più forte. Tanto grazie. Più forte. Voi che affanculo. No. Più forte, grazie mille, non vediamo l'ora di fare le scalette. È vero? Tu tanto non sei da io. Non vediamo le fare le scalettine. Chi è? Più? Chi è? Che è? Oh no! Che è un cane figlio di una mignotta! Che è? È un cane figlio di una mignotta! Com'è? È un cane figlio di una mignotta! Abbiamo il segatore provetto. Ma te trema il braccio? Te trema il braccio o no? Te trema il cazzo! No! Sì! Ma come? Hai messo la vibrazione? Sì! Bello questa, È martedì! Che stai a fa? Ma mia signore! Che stai a fa? Che c'è? Che c'è i cappellini? Fermiti! Che c'è? Bella! Fermiti! Tu cane! Fermiti! Dove andà? Vai via! Dove andà? Vai via! Dove? Vai via! Dove? Vai via! Dove andà? Madonna mia signora! Pri via! Pri c'è dietro questo? No, che è? Le lumache, che schifo! Coccodrilli, sto rispondendo ai vostri commenti su YouTube, eccolo qua. Vi ricordo che alle 18 uscirà un video sorpresa, quindi fate swipe, iscrivetevi e andate a vedere. Uscito, lo sa anche il Papa, nuovo video su YouTube, fate swipe up, swipe. Sì, facendo due passi. Swipe up. Ma quando li facciamo due passi? Swipe. Sbagliato. Ma come è sbagliato? Ma mi dici sto cazzo di un imbecille! Ho sbagliato! Qui c'è il forza! Ho sbagliato! Oh, ti posso sbagliare le strade? Che ne so! Ma come hai sbagliato? Adesso cazzo di pensavo di essere andato a... Adesso ci ammarci indietro fino ad laggiù? Ma io perché facevo lo zigozago adesso di antipasto, mi sono perso per il campiti, no? Ma che cazzo stai di? Mi sono... C'è morito! Ma cioè, come facciamo a ritornare? Dritz dentro la strada. Ma come muore a drizzare? Ci sarà un piazzaletto qualcosa.
per girare. Ma no, ma ne stiamo di qui o no, vicino? Io te. Ah, vuoi già mangiare, no che sto qui? Sto vicino, io ma sto... te sciacco di coglioni! Oh. Addrizza sta macchina! Cosa fa? Addrizza sta macchina, cosa fa? La strada! Cosa addrizza? Un cazzo, con una bella sorca! Ma... Ah, cammina! Addrizza sta macchina qui! Mannaggia il croce strada! Mi strapperia tutti i capelli! Ma perché? Avessi salito con te che lo dico che non ci vuoi salire più! Ma perché? T'ho portato di qui, là, stiamo... Ma dai, dove qui! Addrizza sta macchina, dai, addietro! Ebbene! Ma tu sei uno stronzo! Ma uno stronzo nucleare! No! Atomico! Ma perché? Con la bandiera dal culo! Ma perché? Mi monta addietro a sta macchina, ma poi la porta a casa! Guardi, fermati! Che c'è il fosso! Il fosso di che? C'è il fosso dell'Italia, del campo! Ma che fosso c'è? Mannaggia il croce, sta vedi avanti! Oh, dietro avanti, che dopo andavo indietro! Anche tu dillo, no? Com'è? Sei anche un birbaccione! Sarei. Però ogni tanto mi porta a fare un giretto, mi fa sta bene! Davvero? Dammi un bacetto, dammi un bacetto! Vabbè, ecco! Che bello! Venite in Umbria! O no, come si sta in Umbria? In Umbria si sta bene! Poi sta pieno! E beh, visto che sorga quella! 22 vi aspetto, anzi vi aspettiamo perché c'è anche Cristian e Roberto in diretta. Oh no! Dormimo? Tu alle 22 dormi? Alle 22 ancora io, ma manco non ho finito. Dormi tu o no? Tutte le sere alle 1. Perché? Una volta guarda, prima c'era Grande Fratello. L'altra sera chi c'era? Lì. Oh, ma le trovi? Non apri tutte verso le 1. E tu che fai? E io che fa? Che mi tocca tanto qui che quella si incazza si muovia. E tu che fai? E guardo. E dopo? E dopo un cazzo, guardo. E poi? E poi che fai? Dimmi che fai poi, perché dopo di poi c'è poi che dopo sta dopo che dopo e poi, dimmelo. Ma vuoi già fanculo? Oh, anche di sera, quanto si sta bene a fanculo, ragazzi. Tira un'aria fresca che proprio ha. Boxing, eccolo qua, guarda come sta scartando, sono arrivate le carte. Chi è? Grazie per quello che fate, non è stato firmato, mentre la Colomba e Tozzetti, grazie Federica e grazie. Chi non lo ammette, ti do una zampata. Andiamo su, poi dopo vado a portare fuori cani anche in diretta. Ringraziamo Roberto, Cristian e Enoch. Salute, no? Saluto a tutte e tre. Meglio. Saluto a tutte e tre. Ma vaffanculo. No. Ah. Parte tutto, noi ci stradivertiamo, vero no? Ah, certo. E siamo super felici e orgogliosi di voi coccodrilli. Ma adesso il nonno mi darà un bacino, vero un bacino? Ti voglio bene, eh? Tu mi vuoi bene? Sì. Quanto? Tanto che c'è. Da 1 a 10? 10. Da 1 a 7? 7. Oh. Come vede quelle buono un bicicletta? Devi guardare la sigla, cioè, guardate che sta guardando. Dopo domani ce l'ho da guardare, ce l'ho da... Buonanotte speciale dalla Cristoteca, ragazzi. Sono tutti presenti, anche il VAR che sta sempre a discutere il comportamento di quel signore lì con quella pancia. E ci vediamo domani. Domani sarà giornata particolare. Dovrò partire molto presto. Vi farò vedere, insomma, nel corso della giornata. Vi mando un abbraccio. Mi raccomando. Vi voglio bene. E niente. Vi voglio bene. Mi viene proprio così naturale. Quindi, boh, vorrei dire cose. Però alla fine, quello che più mi preme è avere questo rapporto con voi. E per me è bellissimo, veramente. Buonanotte, saluta, buonanotte! Buonanotte!